Maria Levatrice in dialetto siciliano. Da una struttura principale come paese, vicino a Lucassaro e la chiesa matrice, c'è una casa con catenazzo arancioso, all'opportune verde, mezzo sfranciato. Le palumbe fanno di fagiuna con le nira e le macchie spinose infestarono le sue mura. Lo finestrone sarebbe riuscito senza balata e la finestra di verme è tutta manciata. Eppure sta casa mai nudo la scorda, perché ci trasiano le donne tutte le giorna. Ci stava una femmina chiamata Maria che faceva nascere le piccirette con maestria. Lo suo soprannome era Levatrice di Vita. Trasiano le case con una borsa migra da l'ireta, non tagliava se era domenica o lavorante e faceva questo servizio con la fede verso i sante. Lo giorno do quarto si arricoglia in presciata, il cavallo padre fuori e voleva essere aiutata. E la sorgere e la madre, al lato a Ida presente, facevano a gara per tenere in razza un uccente. Maria Levatrice era una donna assai cordiale. De poveretti non voleva sorte e manco un regale. Alla madre che lo piccirillo non poteva allattare, ci cercava madre latte o la farina di donare. Alle ricche che ci regalavano sorte e guacetette, ci diceva di donare alle famiglie le poverette. E anche se Ida non fu pure madre di figli, era felice di aiutare all'auge con le sue sagge consiglie. E lo primo pianto dello neonato c'erava l'amore, cancellando dallo suo cuore chiare e tenere dolore. Ci bastava fare nascere le piccirette con le sue razza, perché buonotista era una misericordiosa grazia. A Maria, grazie. Diciamo